Ok, bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis Ludovica, votre professeur d'italien. Et euh, bienvenue sur ce nouveau live de correction de bac 2018. <laughs> On est ensemble pendant... Ou, non, 30 minutes pour corriger l'épreuve d'italien BAC, du bac Général. Alors, Elveto, le thème de cette année, c'était le café. Tout était autour du café et du partage. nel programma de exchange e... Euh, on l'avait marchiato, programma euh, Espace e Exchange, perché on parla dei bar che sono il luogo di exchange e di socializzazione e del caffè. Il primo documento era un'immagine con una citazione di Decrescenzo. Uh, semplicissima da capire, si capisce subito, si comprende tutto subito che fa riferimento al caffè. Poi avait un articolo del site uh, Mosca Oggi, scritto da Elvira Apone, e il terzo è stato l'extrait di un libro che si chiama La torrefazione degli olivares di Giuseppina Torregrossa, scritto 2014. Allora, la prima parte della comprensione dell'écritta était relativa al documento 1, l'immagine. Qual è il messaggio del documento A? Quel è il messaggio? Ricopia l'affermazione, il fallait la trovare e la recopier sur sul copie. Uh, la risposta corretta è la B. A Napoli si può offrire il caffè ad una persona sconosciuta. Perché? Perché nel texte. On nous dit uh, che invece di pagare un solo caffè, ne puoi pagare due, uno per sé e uno per il cliente che viene dopo. On peut payer deux cafés, un pour nous et un pour la personne qui va venir après. Poi, après, sceglie e ricopia, choisis et recopie les trois propostes justes. Il fallait choisir un de, ces, uh, un de ces mots et les recopier. Quindi, abbiamo choisi solidarietà, gentilezza e felicità. Perché? Solidarietà, il mette euh, le mot che ci ammette di pensare alla solidarietà. Solidarietà è il fatto di offrire e offrire il cafè alla persona che viene dopo noi. La gentilezza, c'è un acto di gentillesse. Ce n'è ni de la, la galanteria, perché la galanteria, ça fait référence à une action qui se fait entre un homme e una donna, o plutôt d'un homme envers une donna. E là, on n'a pas, c'est pas spécifié. Donc, c'est plutôt de la gentilezza. Ricchezza, pas du tout. Il ne dit pas que c'est quelqu'un de riche qui paye à quelqu'un de pauvre. Et c'è surtout de la felicità. Perché? Perché nell'inizio del testo, dice. Quando un napoletano è felice, per, uh, è felice per qualche ragione, invece di pagare un solo caffè, quello che berrebbe lui, ne paga due. Donc, l'uomo felice e chi è dal texto, e donc, s'en renvoie alla nozione, alla valere, la felicità. Poi, il secondo esercizio faceva riferimento al documento B, quindi il testo, il bar in Italia tra traduzione e modernità. Donc, un peu l'histoire du bar. E uh, parecchie, è completa il fallì trovare un mot e lo recopiere dal testo. On en avait plusieurs, et on devait choisir que quatre. Attenzione, là per choisir il bon mot on pouvait ceder aussi oltre al senso, outre sens della frase, par les articles. Allora, nel primo abbiamo usato simboli. Il bar è uno dei simboli. DEI è un articolo indeterminativo article indéfini pluriel chi che vuole, s i poi la seconda parola è il principale luogo e la seconda di ritrovo principale un, una parola maschile singolare qui va bene da avec l'articolo il ça peut pas être do ça peut pas être unico perché unico or impliqué è l'apostrofe Ni, par exemple, riposo, ça ne può Ritrovo, pareil, dal senso della frase, il principale lieu di de ritrova dei Italiens, et eccetera, eccetera. Poi, al bar si beve soprattutto il caffè. Perché il caffè, l'autre opportunità, c'était le tè. Est-ce que le bac parla di tè? No, parla di caffè. Quindi, c'era ovvio che sia soit il caffè. Uh, no oh. poi indica l'esercizio 2 indica se le affermazioni seguenti sono vere o false e giustifica ogni risposta con elementi del testo il falletto giustifier le vere e le false allora la prima in Italia esistono molti modi di bere il caffè vero nel testo c'è scritto sono stati elencati più di 30 modi di bere il caffè Donc il y a plusieurs façons de boire le café. Poi, bar e caffè sono due tradizioni separate. Falso. Nel testo è scritto esplicitamente che la cultura del caffè, la culture du café, è indissolubilmente legata. Elle est liée, strictement liée à celle du bar, a quella del bar. E la terza frase, la C. La funzione del bar è cambiata con il tempo. Falso. En fait, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Mais après consultation avec d'autres profs d'italien, on a retenu que c'était faux parce que dans le texte, on parlait des deux, de transformation et de préservation. Mais si vous vous souvenez, je vais vous le montrer. Alors, c'est là. In ogni caso, in Italia, il bar ha preservato la sua funzione primaria. Quindi, il ha preservato la sua funzione primaria, per la quale il dit, eccetera, eccetera. E poi il lì. E poi il si è trasformato nel locale delle caratteristiche attuali. Se on descend più in bas, nel dernier paragrafo, on lì. Che. « Il bar, dans a su adéquat à de nouvelles variantes Le bar, il a su, avec les années, s'adapter à de nouvelles exigences. Mais après, il nous dit aussi qu'il a réussi à, à rester euh, à, au pas avec le temps. Il, il, euh, il s'est adapté au temps. Mais il maintient une fonction sociale qu'il a toujours caractérisée. On a d'un côté un changement et d'un côté quelque chose qui reste pareil. E dopo, ma dopo la riflessione, que, nella questione, abbiamo la funzione, il mot funzione, la funzione del bar. Quindi, se si fa riferimento alla funzione, precisamente, è rimasta uguale perché l'ha été préservée. Perché la funzione sociale è mantenuta. Quindi, la frase era falsa. Allora, non è qua, se l'ha. Poi, l'esercizio 3, toujours relativo relatif al documento B, sceglie di copia, choisit e ricopì cioè le parole giuste, le proposte giuste. Avevamo «sognare». Riflettere, litigare, chiacchierare, incontrarsi, sentirsi a casa, chattare, telefonare, divertirsi e fare conoscenza. Le proposizioni con la sono chiacchierare, parli, incontrarsi, se sentirsi a casa, sentirsi chez soi, divertirsi, s'amuser, e fare conoscenza, fare conoscenza. Perché tutte queste parole fanno riferimento al bar, al luogo del bar, au lieu du bar. Donc, chiacchierare, parlare, quando andiamo al bar, cosa facciamo? Parliamo, incontriamo nuove persone e a volte anche ci sentiamo a casa nostra. Anche nei testi c'era marcato che euh, a sono alcuni clienti che si come chez eux hanno un rapporto confidenziale con il barista. Poi, l'esercizio 1 del documento C ricopia nell'ordine giusto la storia di Roberto e della sua famiglia. Donc, Roberto era il personaggio principale de di questo extrait de, la torrefazione degli Olivares e quindi il fallì mettere in ordine cronologico tutte queste proposizioni. On commence con la 2. Il principale torrefattore di Palermo muore. Quindi, il dice texte: Il, cost, il capostiple dei torrefattori palermitani in punto di morte, al punto di morire. La frase che segue la 2 è la numero 5. Roberto, il figlio più grande, vuole continuare il suo mestiere. Se la première frase du premier paragraphe a Roberto il maggiore fu riconosciuto il diritto di scegliere per primo. Voglio, fare, voglio tostare il caffè, disse con sicurezza donc, Il un discours direct, un discorso diretto, où il exprime sa volonté de faire il torrefattore di caffè. Après, la prima frase, al terzo posto, Roberto ha talento per la scelta della torrefazione del caffè. Perché? Ha due talenti nel de della torrefazione del caffè. Perché dice che è capace di identificare uh, tutti i gusti fruttati, fioriti, con un gusto florale o piuttosto fruttato. Uh, e anche il sapere con connetsi, uh, il chicco di caffè era malado, malato, oppure il letto, tutto lo trovate nel primo paragrafo del testo. Poi la, tre, la, tre, la frase 3 <coughs> diventa la mh, quarta nella cronologia, quindi in poco tempo Roberto non ha più concorrenti nella sua città, pur qua dal text il Ludisecco... Il s'est vite débarrassé della concurrence, tellement qu'il était due. E la dernière, c'était la 4. Roberto vuole diventare famoso. Il veut diventare famoso. E on peut le percevoir dal fatto che il dit qu'il veut se surpasser. Il en a marre d'être un simple commerçant. Poi, l'exercice 2. Scegli e ricopiere. Encore une fois, choisi et recopie. Le quattro aggettivi, quindi parmi tutti quelli, il fallait en choisir che quattro, che fanno riferimento al carattere di Roberto. Allora, Roberto era ambizioso, ambizioso, talentuoso, ambizioso perché? Perché vuole diventare noi, celebre in tutto il mondo, in tutta la Sicilia piuttosto. Poi, talentuoso perché sapeva riconoscere tutti euh, i tipi di caffè. E in più, il était euh, euh, avant-gardiste un peu. Poi, creativo, perché il dice alla linea la euh, 10: lavorò incessantemente, il incessantemente immerso nei sacchi e nei libri, sperimentando, assaggiando e inventando. Cioè dire che a beaucoup, beaucoup lavorato, il a même fait des recherches pour trovare un giusto mélange de café. E poi il lavoratore, bien évidemment, qui, il était très travaillé, je ne sais même pas si on dit en français, mais il était beaucoup euh, dans le travail, dans tout ce qui était ce monde du café. Poi, tre identikit della torrefazione, quindi il falle di dove si situava la torrefazione, quante persone ci lavoravano, il nome del responsabile e come era organizzata. Ora, la bottega. Referenza alla torrefazione, se è il sinonimo del, di torrefazione, bottega, setta, magasin. Quindi, dove è situata la torrefazione? Si trova a discesa dei giudici in Sicilia. Il dis alla ligne la torrefazione si trova. Poi, quante persone ci lavorano? Sei. Parei siete écrits, alla ligne Gli impiegati della torrefazione, sei in tutto, sì, santo total. Poi il nome del responsabile. Il responsabile era Giovanni e il aveva un surnom che siete Bimbo, purtroppo perché parce qu'il était toujours dans la dopo che l'était tutti. E come è organizzata la bottega è organizzata in una rigida struttura piramidale. Donc dans une structure pyramidale. Uh, e qui uh, vous pouvez specifier eh, che i commessi spolveravano i barattoli e Giovanni rovesciava il caffè nella tramoggia. La quattro indica le seguenti affermazioni sono vere o false e giustifica ogni elemento, quindi tutte le frasi vere o fossili fale le justifier. Allora, la prima, per Giovanni la torrefazione è come una seconda casa. Cette phrase, elle peut être vraie ou fausse. Parce, fausse, pourquoi? Parce que jamais dans le texte on spécifie que Giovanni il se sentait comme celui. Cependant, il y avait des éléments qui pouvaient laisser entendre que cela était. Euh, par exemple, il parle de nostalgie, il parle de euh, degli aromi, des arômes, donc on peut imaginer que tout ça, ça le faisait sentir comme chez lui. Poi, nona, no, la B, la torrefazione permette a Giovanni di sentirsi meno solo, ed è vero, parce qu'il D, stare in mezzo alla gente, être au milieu de, de tous ces gens, scacciava il senso di solitudine che si era portato dietro dall'orfanotrofio, Permette di chiederlo al senso di solitudine qu'il se porta uh, sul dos depuis uh, qu'il était tout petit dans un orphelinat. Poi la C, la torrefazione è molto frequentata ed è vero perché, uh, quando parla dell'emplacement della torrefazione a discesa dei giudici, il dit che c'è un punto strategico, un point stratégique. Poi la D. I clienti comprano il caffè e se ne vanno subito. Falso, completamente falso. Pur qua, perché dit che la gente si fermava volentieri, tutto il monde si volontiers pour Pur uh, uh, discutere e restare un moment dalla torrefazione. Poi, là è nella bottega c'è un clima pesante. Falso, il a pas d'un un clima. Uh, L'urda, la torefazione, pur o co contrario, di che l'atmosfera era calda e amichevole. L'environnement, il était e et uh, très ami amical. Poi la 5, ricopia l'espressione che corrisponde al senso della citazione seguente: il potere aggregante del caffè. On ave 4 possibilità. E uh, il caffè fa fare i soldi, il caffè allontana la gente, il caffè avvicina la gente e il caffè deve essere bevuto al bar. E la risposta corretta era la C. Il caffè avvicina la gente. Il caffè fait tutto le monde, il ne pas des de gens, au contraire, il les fait être ensemble. Ça okay. Poi la comprensione dello scritto, questa parte là, il faisait référence a tutti i documenti. Donc, là, il falli associer chaque proposition à un documento. Quindi, il caffè favorisce gli scambi tra vicini e ça fait référence al documento B. Perché? Perché qu'on parle de, de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges parla di vicinanza, parla di bar come un luogo che è in un quartiere, quindi in un quartiere supponiamo che qu tutti i vicini vanno in questo bar. Poi, il caffè favorisce gli scambi tra sconosciuti e questo è nettamente visibile nel documento 1, la, la foto delle due tazzine di caffè, delle due tazze di caffè con la citazione, perché? Perché abbiamo un dove si parla di un fenomeno societale italiano, quello di offrire, di pagare un caffè per qualcuno altro. Poi, il caffè favorisce gli scambi tra cugini. Questa proposizione ci fa pensare al documento C, l'extrait del libro di di Giuseppina Torregrossa. Perché? Perché parla di un'entrepreta familiare. Poi il caffè favorisce gli scambi tra conoscenti euh, e fa riferimento al documento B, l'articolo nel blog de, di Elvi Rapone. Perché? Perché sempre nel bar dove si serve il caffè si è censé euh, fare conoscenza, a sociabilisere, anche con persone che non conosciamo. E poi la quarta il caffè favorisce gli scambi tra baristi. Non ha alcuna um, il, uh, frase che ci dica direttamente se il caffè favorisce gli scambi tra baristi, ma un po' supposer che è lo scambio, questa frase, è il parè nel, nel primo documento, nel documento A. Perché? perché un po' immaginare che um, uh, ci siano uh, baristi, poi no, la comprensione toujours scritta di tre documenti o totale proponeva un, uh, un esercizio di espressione scritta, espressione scritta, mostra come nei tre documenti l'abitudine italiana di ritrovarsi per un caffè sia legata ai valori positivi, montre comment dans les trois documents l'habitude italienne de se retrouver autour d'un café soit liée aux valeurs positives. Euh, cet exercice, comme pour tous les exercices d'expression, de, euh, c'était euh, subjectif. mais, par exemple, vous, vous auriez pu écrire que « il bar en italia è il luogo per eccellenza dove bere il caffè, c'est le, le lieu par excellence où boire le café, et donc il s'agit d'un lieu de rencontre et euh, d'un lieu de socialisation où on peut échanger des idées et où on peut euh, s'évader pour euh, échapper à la routine frénétique de tous les jours. Donc ça, ça renvoie à toutes les valeurs positives. Poi, l'expression écrite. Vous aviez euh, deux types. Per, euh, Il um, Allora, le serie S e ES, aviez deux choix, il fallait les faire obligatoirement les deux, a Napoli, approfittate della tradizione del caffè sospeso, lascia al barista un messaggio per chi te lo ha offerto, e la seconda, la deuxième, il caffè sospeso è come offrire un caffè al resto del mondo, secondo te quali sono le diverse forme in cui la solidarietà può manifestarsi? Dunque, dalla prima il fallait scrivere un, un petit message messaggio alla persona che ci aveva offerto un, euh, offert un caffè e nel secondo il fare au rifletcere autour del tema della solidarietà e come euh, il se manifesta. Pour le serie L euh, dovevate trattare la seconda opzione. Del, uh, delle serie S, quindi il caffè sospeso e quindi riflettere alla solidarietà e in più il bar in Italia è soprattutto un luogo di incontro secondo te quali sono le caratteristiche di un luogo di incontro di successo? il bar in Italia è soprattutto un luogo di incontro secondo te quali sono le caratteristiche di questo uh, luogo di incontro e soprattutto di un luogo di incontro di successo? Parei, siete euh, l'espressione scritta e le subjective. soggettive. Euh, Ma euh, per esempio, per il, euh, il primo, avreste potuto scrivere caro sconosciuto, cher euh, personne me conosciuto. Merci per questo caffè. Il fale s'adresserà a qualcuno in euh, maniera informale e le ringraziere. Poi, nel secondo, vi sareste potuti basare, basare su uh, un evento che avete vissuto in prima persona, o qu'on vi ha raccontato. E quindi dire, per esempio, che la solidarietà ha tante forme. La solidarietà ha molte forme, che può andare da tutti i geste, come per esempio offrire un caffè, o lasciare un caffè in sospeso, fino ad aiutare una persona anziana a attraversare, o uh, fare un'operazione di beneficenza. Il y a di forme di solidarietà e um, potevate, per esempio, parlare delle associazioni, non so, l'Unicef, o l'Unicef in francese, questo è subiettivo. per le serie L, il bar in Italia è soprattutto un luogo di incontro, um, Potevate, per esempio, descrivere le caratteristiche fisiche di un luogo, per esempio dire un, un posto grande, un posto piccolo, un posto colorato, un posto monocolore, con dei posti a sedere, dei posti in piedi, o uh, potete parlare della percezione dell'espace, uh, uno spazio che si sente proprio, uh, o uno spazio dove non ci si sente a proprio agio, non si sente a proprio Oppure potevate parlare di uh, un esempio concreto, un esempio concreto di un luogo che voi conoscesse. Vous avez du coup les exemples pour le premier, uh, la première produzione orale. scritta, uh, scusate, caro sconosciuto, sconosciuta, grazie di avermi offerto questo caffè, merci per m'avoir offerto questo caffè. È stata veramente una sorpresa scoprire che questo buonissimo caffè mi era stato regalato da uno o una sconosciuta. Attenzione, là, perché non sapeva chi nous ha offerto questo caffè. Donc, sapeva che un homme, come una donna. Quindi, per rispettare l'egalità dei genitori, dobbiamo mettere uno o una, uno sconosciuto o una sconosciuta. Quindi, poi alla fine, grazie ti souhaito un très bon caffè in sospesa a te sì. un esempio per la, per la solidarietà la solidarietà ha tante forme va dal semplice se dal semplice gesto di lasciare un caffè in sospeso ad aiutare una persona anziana ad attraversare la strada a fare opere di beneficenza aiutare delle popolazioni ad un, in seguito a un disastro ambientale um, un catastrofe ambientale plan de monde dernièrement qui s'est mobilisé pour aider des gens qui, sont, euh, euh, qui ont perdu leur maison suite à un, un tremblement de terre ou euh, tout ce qui est du niveau des catastrophes environnementales après la solidarité a mille volti donc la solidarité a mille euh, facettes la solidarité ne se limite à un précis au moment elle se limite pas à un moment précis ou à un lieu précis Se non sai dove iniziare, puoi dare dei consigli, per esempio, se tu non sai da dove iniziare e se con un'associazione. E poi, come vi dicevo, per il terzo esercizio puoi mettere le caratteristiche fisiche del luogo o la percezione che si ha dello spazio e un esempio concreto. Quindi, se c'è delle domande? Oui, on a quelques questions et surtout ils nous disaient, alors ils ont tiqué un peu sur euh, l'exercice D, celui avec tous les documents L'exercice D, oui. Il fallait, euh, choisir des propositions, alors ils ont l'air ils ont de dire qu'il fallait bien mettre que trois propositions, on en a mis plus nous si j'ai bien suivi. Il y a trois phrases à choisir, chacune d'entre elles correspond à un document, euh, c'est pour ça qu'il est dit trouver les associations. Uh, on y documenterait le à... Euh, oui, euh, pourquoi pas euh, Oui, effectivement, oui. Mais bon, nous, on est allé au-delà. Ouais, ouais. bien, c'est euh, ça qui vous vous ouais. vous inquiétait un petit peu. Ouais. Euh, une question alors, je n'ai pas noté l'exercice à chaque fois, mm -hmm. je suis désolé. Euh, J'ai mis chatare non pas diversité. Est que est ouais. est-ce que c'est grave Oui, c'est grave. Parce que chatare », ça fait référence à Internet, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, euh, parler sur les réseaux sociaux. Divertir, si c'est s'amuser. Donc, ça n'a rien à voir. Oh. À la limite, on pouvait confondre « chiacchierar » et « chattar » mais « divertir » sinon. Euh, Sarah qui nous dit « J'ai tout juste pour l'identification du lieu, responsable, etc. mais j'ai répondu juste avec les citations du texte. Est-ce qu'il fallait justifier euh... euh, ?» Ce n'est pas marqué de justifier dans l'identikit. Identique de la de façon et de logo, c'est juste marqué indique. Mais si tu as justifié, euh, ben tant mieux. Ok. Euh, mélodie qui nous dit, perso, j'ai potente au lieu de créatif. Euh, ce n'est bon. euh, pas bon. Euh, quoique peut-être que euh, l'église d'évaluation nous disait que c'était potente, on ne sait pas. Mais en fait, potente, ça fait vraiment référence à ce qui est puissant. Et euh, de la puissance, on en parle, oui. Mais euh, du côté euh, inverse, c'est-à-dire que Roberto il avait fait appel à des potenti. Donc euh, s'il fait appel à quelqu'un de puissant, ça veut dire que lui-même il n'est pas puissant. D'accord. Dernière petite question, Mélodie qui s'inquiète un peu, elle a parlé à la troisième personne euh, dans l'expression le, écrite au lieu de parler euh, en tu à la personne. Qui... Euh... Ah, la personne qui a fait. Eh bien, ça c'est euh, plus ou moins grave parce qu'il te demande de remercier celui qui t'a offert le café. Donc, euh, c'est toi-même qui dois parler. Tu ne parles pas toi-même, euh, disons, elle ou euh, il. Ok, eh ben c'est bon. Ok, bon. Le live se termine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette correction de BAC 2018. Je vous souhaite bon courage pour la suite des épreuves et à bientôt sur School.